Il centro storico di Matino è uno scrigno di deliziose bellezze, incastonate in un paesaggio urbano unico nel suo genere. Il profondo orizzonte si fonde con la calce antica dei caseggiati ed è un digradare di luci e colori che si spezzano in pittoreschi vicoli tortuosi, tappezzati dal tipico candore delle pietre di Puglia. Passeggiando per le stradine matinesi è facile imbattersi nelle tipiche architetture salentine, tra le quali risaltano notevoli esempi di case a corte e di caratteristici mignani, realizzati un tempo per impreziosire gli edifici cittadini. La parte più antica del borgo insiste su Piazza San Giorgio, dove sorgono i simboli rappresentativi della vita religiosa del paese e dell'antico retaggio feudale, per secoli rappresentato dai Marchesi del Tufo. La facciata principale del palazzo marchesale domina l'intero scorcio architettonico. Sono forti i richiami alle modifiche strutturali e decorative, apportate all'edificio nel corso del tempo. Tuttavia il Cinquecento e il Settecento convivono in una raffinata sobrietà che lega le antiche scolpiture della loggia al grande portale d'ingresso, risalente invece agli inizi del XVIII secolo. Gli spazi interni, ampi e monumentali, richiamano le grandezze del casato dei Del Tufo, che qui a Matino ha prosperato per tutto l'evo moderno. Gli affreschi fanno eco anche nelle scuderie del palazzo. I lati dell'ambiente accolgono le mangiatoie dei cavalli e ogni incavo è decorato da cartigli e ornamenti dal richiamo antiquario. Oggi l'edificio è stato promosso a contenitore culturale della comunità matinese, incentrato alla valorizzazione delle discipline artistiche. Infatti, di pertinenza comunale è il MACMA, ovvero il Museo d'Arte Contemporanea di Matino, allestito nelle sale del Palazzo Marchesale. Il museo rappresenta una delle principali raccolte della poesia verbo-visiva, e custodisce anche una sala che svela la magia della microscrittura. Importante è l'ala del museo dedicata al talentuoso artista matinese Luigi Gabrieli, per tanti anni dirigente dell'Istituto Statale d'Arte di Paravita e innovatore dei sistemi didattici nel campo delle arti visive.